Ciao e bentornati video channeler. La mia video recensione di oggi mostrerà il gioco Warhorde. Gli amanti di World of Warcraft noteranno qualche somiglianza e credo che l'obiettivo della casa produttrice fosse proprio di portare lo stile di gioco di World of Warcraft sui dispositivi mobile. Vediamo un po' di cosa si tratta il gioco e come verificarlo se non giocandoci. Come al solito preferisco la classe dei maghi, anche se penso che il tanker è la classe più cercata nei party. Il mio personaggio è ancora agli inizi e come potete vedere non ha molte abilità. La prima cosa che salta all'occhio è la sempre più usata modalità di autopat quando si effettuano le quest. Questo permette al giocatore, soprattutto nella fase iniziale, di non perdersi nel cercare il punto giusto per avviare o completare una quest. Oltre all'autopat c'è anche l'autocombat, anche questa funzionalità è spesso presente nei giochi di ultima generazione, soprattutto per mobile o browser game. Devo dire che io preferirei che non ci fosse perché fa perdere il bello del combattimento, tuttavia è sempre una nostra scelta e possiamo sempre decidere di non usare questa modalità. Il vantaggio dell'autocombat è quello di poter fare altro mentre il vostro eroe cerca ad esempio di uccidere il boss di turno, come ad esempio in questo caso in cui stiamo effettuando il miglioramento del nostro equipaggiamento. Il miglioramento dell'equipaggiamento è anche in questo caso simile a tanti altri giochi di questo tipo. Potrete effettuare l'upgrade per migliorarne le caratteristiche e ad ogni aumento di livello sarà sempre più difficile. In alcuni casi l'upgrade è d'obbligo per superare i mostri più difficili. Peccato che servono delle pietre e che queste non si recuperano così facilmente. La grafica del gioco è molto piacevole, ricorda molto World of Warcraft. Funziona abbastanza bene anche su dispositivi non troppo avanzati e la fluidità del gioco non ne risente troppo. Alcuni hanno riscontrato dei problemi di avvio, tuttavia il supporto ha già risolto molti di questi problemi e il gioco funziona abbastanza bene. Le missioni proposte sono abbastanza varie. Si va dall'uccisione di certi mostri, alla raccolta di materiali, al recupero di oggetti posseduti dai mostri, che implica sempre la loro uccisione, o perfino di affrontare certi dungeon con boss finale. Ecco cosa succede a sottovalutare i vostri nemici. We'll be right back.
nemici sono troppo forti, come detto in precedenza, in questi casi dobbiamo provare a migliorare le nostre statistiche. La prima cosa è migliorare la nostra cavalcatura. Attraverso l'uso delle Beast Stone è possibile aumentare il livello delle proprie cavalcature, che avrà un effetto anche sulle statistiche del proprio personaggio. Poi miglioriamo il nostro equipaggiamento. Vediamo come andrà a finire dopo l'upgrade. Tutta un'altra storia di certo. E posso sconfitto senza problemi. Risolvendo queste con il proseguimento dell'avventura, potrete risolvere degli obiettivi che vi faranno guadagnare premi sempre più importanti. Combattendo acquisiremo punti esperienza usabili per aumentare le proprie abilità. Aumentando di livello invece potremo usare abilità sempre più potenti. Come ogni buon gioco che si rispetti, sono presenti sia la mappa della regione dettagliata, che la mappa del mondo con le aree che raggiungeremo col proseguire delle nostre avventure. Il gioco è gratuito con possibilità di acquisti in app. Non so ancora dirvi se questa possibilità è bilanciata ed è possibile di godere di tutte le caratteristiche del gioco senza spenderci centinaia di euro. Per concludere, War of Horde è un gioco che cerca di emulare su dispositivi mobile ciò che ha reso grande World of Warcraft. La grafica e la profondità delle mappe sono a suo favore, tuttavia la scelta di avvicinare questo gioco a quello che ad oggi si trova sempre più presente in commercio lo rende al passo coi tempi, ma al tempo stesso non aggiunge nulla di nuovo. Per chi ha amato World of Warcraft come me sicuramente ha trovato qualche aspetto piacevole. Per chi non ha mai giocato a giochi simili a War of Horde potrà esserne colpito e giocherà con piacere. Ma per chi ha già molta esperienza con altri giochi del genere avrà l'impressione di giocare con qualcosa con cui ha già giocato in passato. Se vi è piaciuta la recensione supportate il canale mettendo mi piace al video e iscrivendovi al canale. Ciao e al prossimo video!